Noi ci aspettiamo che il governo centrale approvi il prima possibile, perché devo dire che il governo lo deve approvare perché i parlamentari non si muovono, il reddito di cittadinanza. Siamo in un momento in cui stamattina la Banca per i regolamenti internazionali ha dato un rapporto inquietante, anche l'Italia è in stagnazione. Dobbiamo far ripartire i consumi aiutando quei 10 milioni di italiani che oggi vivono sotto la soglia di povertà. Se noi diamo un reddito di cittadinanza a quelle persone faranno ripartire i consumi e aiuteranno il mercato interno e la domanda interna. Quindi non è solo una questione di aiuto ad una fetta di persone, ad una fetta di popolazione, ma anche una manovra economica che vale 17 miliardi di euro, che sembrano tanti ma sono il 2% della spesa pubblica italiana.